7 giorni di iniziative gratuite per un totale di 18 eventi per adulti e bambini e 30 ospiti fra scrittori, relatori ed artisti. Si tratta della Settimana Africana, la manifestazione svoltasi a Fano dal 22 al 28 settembre, giunta quest'anno alla sua 27esima edizione. Protagonista della giornata conclusiva dell'evento, ovvero la Notte Nera svoltasi sabato al Bastione San Gallo, Enzo Nucci, corrispondente Rai da Nairobi per 16 anni per l'Africa subsahariana, che ha ritirato il premio Ho l'Africa nel cuore. Sono rimasto veramente colpito quando mi ha scritto la Raffaella per dirmi che avevano deciso di darmi questo premio, perché ho visto chi era stato premiato prima di me ed è una compagnia di tutto rispetto. Con alcuni di questi premiati degli anni precedenti ho diviso tante cose, ho diviso giorni in Africa, ho diviso idee, confronto sul mio lavoro e sulla stesura del libro. Quindi vedere scritto il mio nome nella lista è stato veramente emozionante. Quanto è importante oggi l'Africa a livello geopolitico per il resto del mondo? L'Africa oggi è fondamentale. Ce ne siamo accorti quando è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina. E là forse abbiamo dovuto prendere atto di come questo continente non è disponibile ad accettare decisioni prese da altri. Quando le Nazioni Unite, il Consiglio delle Nazioni Unite ha chiamato i paesi a una condanna politica dell'intervento russo in Ucraina, molti paesi africani hanno votato contro, altri si sono astenuti, altri non si sono presentati in maniera diplomatica alla votazione, proprio per dire che non accettavano i diktat dell'Occidente, ma volevano aprire una fase nuova, totalmente nuova, nei rapporti con il mondo. Che cosa gli ha lasciato l'Africa ogni volta che tornava in Italia? È tutto, 16 anni di vita in Africa hanno lasciato un bel pezzo di vita, di cuore, di amici, di esperienze che mi sono rimaste nel cuore. Fare un'esperienza in Africa non è come farla a New York, a Londra, a Parigi, che sono le capitali dove di solito si sogna di andare, ma è qualcosa di molto profondo e lo devi fare proprio consegnandoti all'Africa, dandoti con tutto il corpo e con tutto il cuore, altrimenti ne resti schiacciato. Organizzatore della manifestazione L'Africa Chiama, l'associazione nata nel 97 per volontà del suo fondatore Italo Nannini, che da anni si prende cura di bambini e ragazzi in difficoltà nelle zone più problematiche del continente africano. Siamo molto contenti di questa 27esima edizione della Settimana Africana Regionale, una settimana ricca di eventi, di testimonianze. Abbiamo dato voce all'Africa attraverso appunto degli esperti e soprattutto grazie all'intervento di africani, perché è proprio questo l'obiettivo della settimana: far parlare di Africa a chi di Africa conosce, a chi di Africa si intende. Voi dal 2001 siete sempre in prima linea? Siamo sempre in prima linea, ancora prima del 2001, perché l'Africa Chiama nasce dopo la Settimana Africana. L'intento proprio quello del nostro fondatore Italo Nannini è sempre stato quello di prima di conoscere, sensibilizzare e poi agire, e quindi la Settimana Africana per noi davvero è un appuntamento importantissimo al quale con tenacia teniamo e portiamo avanti. A chiudere la serata, laboratori per bambini, piatti etnici, spettacoli e concerti.